cose nella vita. Un atleta non capita sempre, uno se lo augura, ma piuttosto che mancare una finale di questo tipo, insomma, si farebbe di tutti. Nicola Kovacevic, occhi di ghiaccio a scrutare dall'altra parte, Michal Lasko, eccellente contro la Polonia, via alla finale per la medaglia d'oro di questo campionato europeo 2011. Nikic, senza rischi, riceve Savani, Travizza, Lasko, palla salvata da Rosic, alza Petkovic, in qualche modo il muro dell'Italia, subito per Mane Nikic, primo punto per gli azzurri oggi, in maglia bianca forse non a caso, una maglia che ci ha portato nella tua generazione tanta fortuna. Sì, sì, porta bene. Diciamo che la maglia deve fare il suo, poi il resto dobbiamo fare noi. Aiutati che la maglia d'aiuto, diciamo così. Bordata di fischi per Birarelli, flottante di Birarelli, riceve così Kovacevic, si sposta Petkovic, primo attacco per Ivan. Milkovic, parallela vincente. Subito cercato in causa. Milkovic, da un opposto all'altro, da Lasko a Milkovic, adesso Dragan Stankovic, eccellente a muro finora, eccellente, sia contro la Francia, sia ieri contro la Russia. Riceve Mastrangelo, deve palleggiare Zaitsev per Lasko, seconda linea Lasko, tocco, ci mette un braccio a Nikic, ma non basta. Primo punto per Lasko, punto Italia, il secondo. Bravo Lasko che continua e ci auguriamo che lo faccia per tutta la partita, la prestazione anche fatta in semifinale da incorniciare. Tanto di palloni attaccati con percentuali oltre il 50%. Dragan Travizza, croato d'origine. La ricezione di Rosic sulla testa di Petkovic. Milkovic toccato da Zaitsev, ci mette una mano Lasko. Palla staccata per Ivan. Zaitsev che non la forza, free ball, contrattacco libero per la Serbia. Marco Podraskan in due pari, io vi ricordo la partita anche su Rai 2 a partire dalle 19, ma noi ce la viviamo, ce la gustiamo più insieme su Rai Sport 1, due pari. Ed eccolo Milkovic, campione di Turchia con il Fenerbahce nell'ultima stagione, il campione d'Italia anche con la Juve Macerata. Battuta di Milkovic, è out. Terzo punto Italia, 3-2. Punti importanti, lo sappiamo, questi di Milkovic. Sento un sospiro di sollievo quando si riescono a superare con facilità. Ivan Zaitsev, forza Zaitsev, gran battuta, la salva Petkovic, può mandare di là Milkovic, contrattacco Italia, appoggio di Bari, perfetto, Travizza, da Zaitsev, murato Zaitsev, da Podraskanin. Non si è trovato con l'altezza della palla, quindi il rischio di fallo di Savani che non interferire. Vediamo l'attenzione di Podraskanin, ha lasciato il primo tempo, si è subito messo lì sulla direzione di Zaid. Lo aspettava proprio lì Marco Podraskanin, Ivan Zaitsev. Comunque buona battuta per Zaitsev ed è importante che entri subito in partita anche col servizio. Zaitsev, Mastrangelo, Gigi Mastrangelo, sì, abbiamo detto nel 99 lui c'era, campione d'Europa qui a Vienna, c'era anche nel 2001 ad Ostrava quando vinse l'allora Jugoslavia in finale sull'Italia, c'erano Milkovic e Mastrangelo, sono rimasti qui a prendere per mano le rispettive squadre, i due. Servizio in salto di Mastrangelo, tiene Rosic, palla aperta in 4 per Nikic, c'è fallo di invasione del muro italiano, peccato perché qui avevamo costretto Nikic comunque a cambiare colpo, lui ha attaccato la zona centrale, una invasione che non ci voleva. Sarà una bella battaglia al centro, sì. Mastrangelo con i centrali serbi di grande qualità. Riceve Zaitsev, Travizza, primo tempo di Birarelli, murato, c'è stato anche aiuto su questo attacco di Birarelli, 5-4, passa avanti la Serbia. È stato Stankovic che all'ultimo momento ha messo la mano in zona 5. Marco Podraskanin, ancora una battuta per lui, esce, 5 pari. Le squadre non hanno cominciato col braccino al servizio, perfetto, shot, senza pausa, senza timore, nonostante l'importanza della sfida. Lasko a metà rete, la sua battuta, 6-5.
scendere un pochino troppo il pallone. Dall'altra parte Vlado Petkovic, raccolto l'eredità di Nikola Gerbic. Riceve Zaitsev, Travizza per Savani, primo attacco e primo punto per il capitano dell'Italia. Perché qui il muro certo si era già spostato, Stankovic ha lasciato il primo tempo, guardate, è andato lì, bravo Savani, tra i due, colpo alto, forte. Sei pari, punto a punto questo avvio di finale. Cristian Savani, un salto anche lui. Palla che si ferma sul nastro, 7-6, ma va bene così, va bene che i ragazzi dell'Italia provino a lasciare andare il braccio. Milos Nikic, prossima stagione a Monza, battuta tagliata di Nikic, la riceve bene Savani, seconda linea, Lasco sfonda sulle mani del muro serbo. L'importante è non ammettere errori consecutivi, comunque adesso dopo due consecutivi abbiamo Birarelli, il salto stop che è sempre insidioso ma una buona percentuale di positività. Birarelli, Ceverosic, Petkovic, Dracevic. Dracevic in mezzo al muro probabilmente. 8-7 al primo tempo tecnico davanti la Serbia. Andiamo a rivedere la conclusione. Forse è passato laterale. Sì, laterale, in parallela. Ad aggirare Travis. Andiamo a rimane corta, lui cerca l'uomo esterno, Specialmente Sava c'è in seconda linea. Adesso Sassari è con te la prima linea. Seconda cosa, sulle opzioni, buono anche Mastro su Podrascani. Lì leggiamo anche il palleggiatore, Gioca il primo tempo, si riesce a vedere. Oh, loro stanno facendo. Lasco, diagonala di Soca, Flaston si prende un occhio a contrastima. Ci stiamo tenendo in occhio, trovate un milligramma sullo sciuffo, tutto, Fatta la roba. Partiamo da Berruto, comunque. Ha detto innanzitutto che Petkovic comunque si legge. Avevamo già lasciato abbastanza larga, forse non c'era cambio. Quindi fare sì delle opzioni, ma si può stare anche in lettura principalmente sul primo tempo e poi passare su Petkovic. Abbiamo ascoltato proprio la attenzione che vogliono mettere sulla diagonale di Lasco, che in effetti è una direzione che lui usa spesso, anche se nell'ultimo match ha variato molto anche con la parallela, è una direzione che usa spesso, però quando la sa usare col braccio disteso alto è cercato ugualmente da Murano. Alla ripresa del gioco Dragan Stankovic, flottante ben ricevuta da Zaitsev, seconda linea ancora Lasco, gliela lasciano la parallela. Lui la vede, li attacca, lo posto nato a Wroclaw 30 anni fa, ancora molto bene Lasco. Qui lascia tre palloni di parallela Kovacevic. Secondo me erano anche di più. Quattro palloni, un carrello intero di palloni. Esatto. Travizza. Buona battuta di Travizza, la riceve alla grande Kovacevic, la palla Nikic. Passa Nikic. Sì, la difficoltà con la ricezione buona per noi e i nostri esterni un po' si devono allargare perché giocano una palla abbastanza rapida. Vedi Lasco che è costretto a rientrare all'ultimo momento, però Mastro era lì a studiare le direzioni. Ivan Milkovic tiene Bari, Zaitsev da due, sontuoso diagonale, grande risposta di Milkovic. Kovacevic palla staccata, trova Bari attento in difesa, Travizza di nuovo da Zaitsev, mani alte del muro e palla giù, pari 9. Si battaglia, hanno tirato forte, abbiamo visto due grandi difese, poi Zaitsev che sfrutta questo movimento di Kovacevic, gli esterni della squadra serba andrebbero cercati nei nostri attacchi, abbiamo visto un muro aperto. Ivan Zaitsev, qui la Russia delusa a vedere la partita. Kovacevic, gran diagonale contro il muro a tre, riesce a passare Nikola Kovacevic che ha questa speciale spallata all'ultimo. Bravo, è stato molto bravo, il muro era ben compatto, direzioni giuste, guardate, è uscito proprio dalle mani di Savani, il terzo di rete. Dice proprio Kovacevic, riceve Zaitsev, Travizza per Savani, Savani parallelo, tocca Milkovic ma la palla cade, Cristian Savani, due punti per lui.
qui si vede subito un tema che cercherà il colpo alla sciarpa, come la chiami tu, la sciarpa, il braccio che avvolge la spalla. Mastrangelo forzato ancora bene il servizio da Mastrangelo, buona risposta di Nikic, la pipe di Kovacevic, ci mette un braccio Travizza, deve palleggiare Mastrangelo, alta per Lasco, Lasco lavora contro il muro, trova Rosic, Petkovic, da Ivan Miljković, Miljković, Miljković out, ci pensa un bel po' il primo arbitro Loderos, poi assegna il punto all'Italia, sorpasso Italia 11-10. Pochi errori adesso, sono qualcosina in battuta, ma in attacco questo è il primo errore che vediamo fatto dalle due squadre. Una grande attenzione. Ancora Mastrangelo, passa anche questa battuta, Petkovic, primo tempo di Podrascanin, esce. Esce l'attacco di Marco Podrascanin, che esaspera troppo il colpo verso uno. Riproposto l'attacco sbagliato da Podrascanin, gli scappa via il colpo all'ultimo. C'era una buona copertura del muro di Pirarelli. Break Italia. Mastrangelo, altra sassata del mastro, si difende come può la Serbia, da lontanissimo piazza Miljković, acrobatico Mastrangelo, attacca Savani senza muro e saliamo a quota 13. Mastrangelo dicono che i centrali non si tuffano, ma lui nelle finali si ha fatto tra l'altro un appoggio vicino rete, non proprio nella zona centrale, ma ha permesso a Travizza di distribuire benissimo a Savani. Time out Serbia, vittoria Italia, 13-10, Balakovic. Sve je bilo dobro sad. Imali smo šansu za kontranapad, još jedan na 10-9. Tu smo, sve u redu. Hoćo, znači ovaj skoči, ali promaši vrijeme. Ne moraš preći da bježiš. Moraš preći da bježiš. Difficilmente intelligibile questo time out di Polakovic, anche se tutta la cavi con tutte le lingue slave, no? Ah, io ho letto il labiale, ho capito che a Podrascan ha detto qualcosa, ma adesso qui l'appoggio di Mastrangelo sulla testa, vicino rete, sulla testa di Travis. Marco comunque ha dato uno strappo con la sua partita, niente male con il servizio, certo aiutato da due errori della squadra serba in attacco, però la battuta c'è. 13-10, Mastrangelo ancora. Ancora gran battuta, Ace per il gigante di Motola, sta spezzando in due il primo set, oltre che la ricezione serba, Gigi Mastrangelo. E dopo il time out, normalmente toglie un po' il ritmo, no? A chi batte, uno può pensare di battere tattico, secondo me oggi non ne vuole sapere. 14-10, ancora lui, ancora Mastrangelo, si arrangia Kovacevic in mezzo al campo, seconda linea Miljković, e ancora risposta del mondo italiano Ivan Miljković, interrompe il turno al servizio del mastro, rimanda al servizio Marco Podrascanin, vediamo Miljković in ritardo Lasco. Lì devi essere perfetto, anche perché Miljković tira sempre forte, riceve Savani, Travizza da Lasco, mani fuori di Lasco che lavora molto bene di fino, e dobbiamo lavorare sugli esterni quando arrivano Stankovic e Podrascanin, vanno evitati, lavorare lì sulle mani esterne. Ottimo colpo di Lasco, obiettivo mirino sul mignolo di Nikic per Lasco, che adesso va in battuta. Petkovic, la pipe di Kovacevic, buon servizio di Petkovic che ha dato un vuoto Pirarelli, usando questo attacco dalla seconda linea che in effetti con i centrali, anche se Pirarelli aveva recuperato effettivamente. Petkovic flottante in salto, la riceve in palleggio Zaitsev, ancora Lasco, diagonale vincente per Lasco, Lasco inarrestabile in questo inizio al secondo time out tecnico, mentre possiamo riapprezzare il quinto punto in attacco di Lasco. Italia conduce 16-12. Facciamo qualitetto, prezzo, energia ne dostaje. Garini su tri servisa, dobra, za razliku od ovog potkjeta koji je dobar, bio se, prošli su tu situaciju. Znači daj malo energije u situacijama kad napravimo dobru stvar. Nema veze što je 16-12, nemoj gledamo semafor, treba nam da izguramo s igrom.
Dica, siamo un moneta di blockout, pane cutare o acqua? Anche la panchina italiana. Sì, ma io non è che posso all'infinito. Non ti voglio chiedere troppo. Ringrazio per la democrazia, regia austriaca. Stai dedicato praticamente solo il finale alla Serbia. E comunque Italia avanti 16-12 mentre parte la ola alla Stadt Halle di Vienna. Un pubblico che si diverte, che dimostra di apprezzare lo spettacolo di questa finale, nella quale l'Italia è partita molto bene. 4 punti di vantaggio, bene imbattuta, con le idee chiare anche tatticamente, i ragazzi di Mauro Berruto. Alla ripresa del gioco Cristian Savani al servizio. Riceve Kovacevic. Nikic da 2, completamente sballato il colpo di tacco di Nikic, che cercava forse un tocco al muro. A muro ha trovato invece la Polonia sul lato corto. Polonia che sta guardando la partita accanto alla Russia. Terzo errore in attacco, squadra serba. Savani. Riceve Kovacevic, Petkovic senza muro. Nikic. Muro a 0, uguale punto per Miloš Nikic, 13-17, Zaitseva era andato ad aiutare sul centro. Sì, qui è una scelta lenta, ci può stare quando si sfidano un po' i palleggiatori avversari, probabilmente hanno studiato che ci sono poche ripetizioni con Nikic dopo l'errore, cioè gli ridà poche volte la palla. Nikic forza, viene Savani alta in mezzo al campo, travizza da Ivan Zaitsev, tocca Milkovic, difende Petkovic. Attacco di Kovacevic contro il muro, e non passa Kovacevic, non passa perché ci sono le mani di Dragan Travic. Il muro fa il suo lavoro, muro a 3 composto, alto, soprattutto con il tempo giusto. Qui se non tirano dei gran colpi non riescono a fare punto, questo è importante. Secondo muro per l'Italia. Riceve Kovacevic, Petkovic, la pipe di Nikic. Usare i primi tempi Petkovic in modo anche diciamo corretto fino adesso, vedete, riesce a trovare questa zona centrale che ha dato già numerosi punti alla squadra di Kolakovic. 14 Serbia, 18 Italia, primo set, pochi palloni ad Ivan Milkovic finora. Riceve Zaitsev, travizza Dalasco ancora in seconda linea, stavolta Povrascarina trasloca bene, si piazza bene, orienta le mani e ferma Lasco, recupera un break di svantaggio la Serbia, 15-18. Eh sì, buona chiusura da parte di Povrascarina. Stankovic ancora, due muri per parte finora, non passa la battuta di Stankovic, sale a quota 19 l'Italia, 19-15. Italia che manda al servizio Dragan Travic sotto lo sguardo di Igor Kolakovic, CT della Serbia. Travic, concezione di Rosic, Petkovic ancora con Nikic, stavolta Mastrangelo è lì che lo aspetta al barco e gli dice no, no, no. Altro muro per il Mastro. Una volta gliela fai, ma due no, guarda lì. Salto giusto, non lo vede proprio Nikic, gli mette le mani, guardate lì come ha spostato il manone e il peggio da parte di Mastrangelo. Vediamo che si passa, dai Mauro Serbia. Apriamo il momento iscrizionale, Italia 5, 18, 18. Perché il podcast non si cresce? Mi starà dicendo non esagerare. Lo Slovo non treba, e questa sta, energia contro Napa. Oggi vado contro Napa, e treba la... Siamo volo po' cura, mi grazie. Ehi, Europa! What do you think, guys and gentlemen? Will it be Italy? Qua rivediamo il muro di Mastrangelo. Will it be Slovenia? Ecco un pochino la mano destra. Capito qual è il record da dietro, è ancora più bello vederlo, guardate come ha aperto la mano destra lì, non ha saltato tantissimo, lui ha questa qualità della misura giusta, è un muratore misurato nel salto. Ma smodato nel numero dei muri che mette a segno. Travic alla ripresa del gioco, altra buona battuta, Petkovic, da Milkovic, fermato a uno da Zaitsev, c'è copertura di Rosic, ancora Milkovic, fermato ancora da Zaitsev, altra copertura, Nikic, ha ragione di Mastrangelo.
3 muri Italia, il terzo fuori, ma per la Serbia passare non è cosa facile. 3 attacchi per un punto. E questa è pressione, si chiama pressione per gli avversari, anche se i serbi dimostrano di sopportarla, Come ho detto prima, non dobbiamo rilassarci perché è una squadra che si accende velocemente. Richiesta di rotazione delle posizioni in campo da parte di Milos, mentre entra Terzic per Kovacic, si chiede formazione Milkovic ed è lui stesso al servizio. Quindi ha sbagliato il cambio. Sì, ha sbagliato il cambio Kolakovic, voleva mandarlo in battuta Terzic. Per fortuna che Terzic è un ricevitore attaccante, per cui cambia molto la situazione. Zaitsev chiede il tocco del muro, non gli viene accordato, punto Serbia, 17-20. Primo errore dell'Italia in attacco. E subito time out venuto mentre rivediamo. Il dubbio resta su un possibile tocco, qua rivediamo bene. Rimane dentro lo schiacciatore che è entrato, standard, prende la palla, bella braccio disteso, diagonale lunga sulla palla super, e chiediamo anche lui la palla nella sua palla alta. Diamo cambio subito, vai. Dai, poi siamo fretta, giri di attacco a 2, sono in T4, andiamo al cambio. Dai palla, dai, oh. Attacco a 2, vai. Giri con attacco a 2. Quindi ci sono 2 attaccanti centrali, chiaramente su queste posizioni, perché anche la distribuzione, se ci sono 3 attaccanti o 2 davanti, per cui l'ha ricordato un po' alla squadra. L'Italia adesso è in P1 con Lasco in 4, Mancino, Zaitsev in 2, Milkovic al servizio, passa la battuta di Milkovic, Travizza, scherzetto di Travizza, fa finta di pareggiare, toglie le mani, la palla cade. Ed è andata proprio ai centimetri, che penso che abbia toccato la... Ecco qua, finta, leva le mani e potrà scarina, entra con tutte le scarpe nella buca. 21-17. Questo è sintomo comunque di buona tranquillità da parte del nostro palleggiatore, sono cose che si fanno quando si è sciolti. Milkovic a seconda linea deve forzare e sbaglia Ivan Milkovic, allunga più 5 l'Italia, 22 Italia, 17 Serbia sull'errore di Milkovic. Nella Serbia torna Nikola Kovacevic per Terzic, resta al servizio per l'Italia Ivan Zaitsev. Il salto Zaitsev, forza ancora Zaitsev, deve ricevere Milkovic, questo è un ace per Zaitsev, si è tolto improvvisamente Brozic, dietro c'era Milkovic, probabilmente proprio non l'ha valutata dentro. Milkovic si trovava proprio nella zona lì, ha messo malapena il buzzer. Grande pressione adesso. 23-17, ancora Zaitsev, altra gran battuta qua, Zaitsev ha tirato una lava stupenda, un po' pesante da ricevere. Di nuovo da quella parte, vicino alla linea, guardate lì, che colpisce proprio, sarebbe il caso anche di entrare in 4 forse a questo punto. Ma Milkovic una mano la dà, non c'è niente da fare, 24-17, 7, palle 7 Italia. Sull'impulso dato in battuta da Zaitsev, ancora Zaitsev, altra fiondata, si salva Rosic, Milkovic, seconda linea, il muro di Savani per scrivere la palla fine sul primo set dominato in lungo e in largo dall'Italia. 25-17, un 7-0 Italia, ma non dobbiamo illuderci, la battaglia, la strada verso la medaglia d'oro è ancora molto molto lunga e perigliosa. Piccola pausa per noi, poi di nuovo tutti insieme qui in diretta su Rai Sport 1 dalla statale di Vienna, tra poco. Amazing volleyball. This is the final of the CB Volleyball UB Championship. And this, ladies and gentlemen, is the ambassador, one of our ambassadors of this European Volleyball Championship. She's the best singer of the Balkan, one of the most outstanding live performers. Please welcome the one and only Dragana Mirković, singing Explosia!
siamo collegati con la statale di Vienna, cantante serba e ballerine per divertire il pubblico e intrattenere soprattutto i tanti tifosi serbi. Qui siamo in una sorta di tana per la Serbia, però l'Italia sta facendo anche contro questo pubblico una grandissima partita. Sta guardando dritto le cose che vuole ottenere, ha fatto un set, non voglio dire perfetto, ma perfetto per l'inizio di questa finale. Grande pressione, ancora un monumento a Mastrangelo, il nostro centrale, che questa volta non a muro ma dalla battuta ha creato grande imbarazzo alla ricezione serba e ci ha dato il là, 3 punti di vantaggio e poi siamo riusciti a portarli, a aumentarli avanti, portando 1 al servizio di Zajcev, ma abbiamo avuto una buona continuità nel nostro gioco, pochissimi di errori e grande pressione soprattutto agli avversari. 5 punti in attacco per Mika Lasso, per l'Italia anche 2 assist di Ivan Zajcev, poi anche la grandissima guardia di Gigi Mastrangelo Amore, un Mastrangelo che ha la faccia delle grandi occasioni, il viso contratto, teso, concentrato. Ragan Mirkovic, ladies and gentlemen, a sedersi sul trono d'Europa. E poi dopo la televisione, la TV con la TV. Però la TV può attendere, c'è prima una finale europea da vincere e poi magari l'Olimpiade da conquistare, ci troveremo nella Coppa del Mondo perché siamo già qualificati al pari della Serbia. Highlights del primo set. Già qualificata per la prossima Coppa del Mondo, Serbia, Italia, Stati Uniti, Cuba, dal Norcega, Stati Uniti e Cuba, poi il Giappone, che è il paese che ospita, e la Polonia, una delle wild card. Si attende il torneo sudamericano, potrebbe eleggere le altre 2, poi ci sarà un'altra wild card. Le prime 3 di questo grande torneo, che si giocherà a novembre, andranno direttamente a Londra, poi ci saranno eventuali tornei di recupero per assegnare altre fish di qualificazione in chiave Londra. Ripreso il gioco, Rosic in ricezione, gioco aperto su Kovacevic, mani fuori di Nikola Kovacevic. Mastrangelo sostiene che Kovacevic abbia toccato prima l'asta che delimita in linea d'aria il terreno di gioco e poi le mani. Noi attendiamo replay da parte della TV austriaca, niente replay, solo il primo arbitro Frans Loderos, olandese, che fa riprendere il gioco con la battuta slot di Stankovic. L'attacco di Zajcev tenuto da Milkovic, qua chiuso troppo il colpo Zajcev, Ivan Milkovic con quel 1-1 passa dentro, ha fatto un buon lavoro a muro la Serbia, muro di contenimento, di attesa, qui buon servizio di Petkovic per il suo opposto che una volta alzato un pochino l'asticella d'attacco, diciamo l'altezza, e ha chiuso questo punto. Servizio di Stankovic, gioco di nuovo aperto su Zajcev, Zajcev va su parecchio e attacca lungo e questa è la chiave per mettere giù i palloni, rivediamo. Anche lui va piuttosto alto, questa volta non si è fidato del muro cercando la parte finale del campo. Travizza, primo punto Italia in questo secondo set, forza Travizza e sbaglia. Complessivamente tutti i giocatori dell'Italia hanno dato il massimo al servizio e se si riesce a battere con continuità così su 24 non diciamo battute, dai, non, non aggiungiamo niente. 24 battute, 2 errori e 3 ace. Servizio Milkovic, Travizza, palla in testa alla 7, la tesa al centro con Mastrangelo, a segno Gigi Mastrangelo, secondo punto d'Italia. A cercare in mezzo dalla parte di Petkovic, dove non c'è un grande aiuto su questi primi tempi. Mastrangelo puntuale. Servizio Ivan Zajcev. Riceve Kovacevic, Petkovic, bella apertura di Petkovic per Kovacevic che inventa un sontuoso diagonale stretto. Un mastro che guarda, ma dove è pito Lasco? Dove è passato? No, no, ma è stato perché Lasco è molto bravo a muro, questa volta anziché entrare subito dentro, ha saltato pochissimo. Sì, effettivamente. E gli ha lasciato gli altri. Poteva chiudere Lasco lì.
lo salti in alto soltanto e non chiudi gli angoli, succede questo. Buona ricezione di Bari, attacco di Savani, pallonetto spinto su Petkovic, buona Milkovic in difesa, manda di là Kovacevic, free ball, contrattacco Italia, Lasco col muro che non era arrivato attaccante Lasco, Bari furioso, tutta la squadra furiosa, vogliono tutti un tocco, ma Lodeiros non vuole saperne. Non vuole saperne, è troppo presto per protestare, noi rivediamo. Qui il pallonetto di Savani, buon lavoro di Petkovic. Poi l'attacco di Lasco. Da questo replay indecifrabile, un eventuale colpo. Con il replay da dietro, eccoci qua, vediamo. No, assolutamente no, assolutamente. Infatti, non è toccata. Bisogna stare attenti a non farsi prendere troppo, a rimanere applicati alla partita e non fare entrare nel match la squadra in maglia blu e il suo pubblico. Sbaglia Kovacevic che ci dà una mano nel suo primo piccolo momento di flessione. 3-5. Gigi Mastrangelo al servizio. Servizio in salto per Mastrangelo. È essa per il Mastro che ha preso la clava e adesso sta martellando dalla linea dei 9 metri i ricevitori della Serbia. In grave difficoltà Kovacevic, pizzicato sul fianco destro, sul lato destro. Ha una serie di 7 battute senza errori, 2 ace e mezzo, 3. È essa ancora! Doppietta di Mastrangelo. Mastrangelo sta mettendo tutta la pressione del mondo sulle spalle della Serbia. Allora se vuoi giocare da solo a noi va benissimo, se vuoi giocare da solo per noi va bene così. 8 battute consecutive, 2 ace, una grandissima pressione. Ancora Mastrangelo, la palla che tocca il nastro e se ne va, ma va bene anche così, la concediamo. L'Italia ha ricucito lo strappo sulla spinta data dalle battute del centrale della prebanca Vannuti Cuni. Marco Podraskanin sullo sfondo, Andrea Gianni. Ricezione di Zaitsev, Stravica. Di nuovo da Lasco, stavolta Lasco non sbaglia, attaccando il lato debole del muro serbo. Tra l'altro stanno arrivando discretamente in ritardo i tecnici del Mastolin. Riesce a caricare, a fare un buon movimento, ma soprattutto Lasco a cambiare la situazione sulla parallela, la sua direzione d'attacco. Riceve Kovacevic, Petkovic per Ivan Milkovic, murato, c'è copertura però, palla difficile per Nikic, che credo colpisca in testa uno dei tre di muro dell'Italia. Quindi vediamo intanto il muro di Savani a fermare Milkovic e poi Nikic. Hanno avuto un tempo differente di salto e di altezza. Primo tempo di Biranelli, basso, un po' basso, Stankovic a gioco facile e avanti la Serbia 8 a 6 al primo time out tecnico del secondo set. 3 di vantaggio per la nazionale di Belgrado. Ragazzi, ricordiamoci, prima su un cambio palla, guardiamo qua, prima su un cambio palla e poi su un contrattacco adesso, la palla corta, di nuovo magari siamo fuori posizione e cerchiamo di muovere le mani. Lavoriamo sul rapporto con la palla, poi da lì c'è una mano, la mano destra del posto 2 a proteggere la parallela. Ivan, adesso possiamo andare con la super, eh? E se anche la palla... Dico, cambio palla... No, ma lo sento io lì! Possiamo andare con la super, significa una palla un po' più rapida, più spinta. Mastro che ha qualcosa sempre da comunicare ai giovani. E Mastro può dire quello che vuole. Beh, visto l'europeo che ha fatto. Squadre che tornano in campo alla Stadthalle di Vienna. L'Italia conduce 1-7-0, 25-17 sulla Serbia. Serbia che però è avanti 8-6 nel secondo parziale. Riceve Ivan Zaitsev, Travica, seconda linea Lasco, murato, out, mani fuori per Lasco, altro punto per Nicca Lasco, il settimo in attacco. La
Francesco sta giocando con intelligenza sempre dalla parte, vedete, opposta al centrale, e quando tira la diagonale la tira abbastanza alta, questo è il gioco che deve fare. Cristian Savagni, buona battuta di Savagni, riceve Rosic, non bene, attacco di Nikic che gioca col muro e guadagna un'altra chance per la Serbia. Chance affidata a Ivan Milkovic, si mette palla giù da 4. Dobbiamo prendere bene la misura, chiudere il mezzo sulle situazioni scontate. Buon lavoro di Nikic sul nostro muro, poi vedi che la palla passa tra il centrale Birarelli e Travica. Nikic, battuta insidiosissima, la salva in tuffo, in ricezione Savagni, poi Lasco trova il tocco del muro, Mikal Lasco, molto importante questo per il nostro opposto. Sì, perché è una situazione complicata. Situazione assai complicata, effettivamente. Meno uno Italia, 8-9. Emanuele Birarelli con la sua battuta trottante in salto. Su Rosic ancora Petkovic, primo tempo per Stankovic. Stankovic tocca il pallone, quel tanto che basta a mandarlo a terra, ha avuto un attimo di intanto, forse in difesa Lasco. No, non era un gran colpo questo, perché gli è uscito lungo, l'ha trovata alta, è vero che l'ha fatta, però andava su 4 metri, guardate lì. Lasco ha impugnato le mani troppo presto. Forse doveva andare a una mano lì. Ha spinto poco anche con le gambe. Stankovic, la ricezione di Zaitsev è perfetta. Pipe di Savagni, Podraskanin, un altro muro. 11-8-7. Poi è stato bravo anche lui, un Mastrangelo, a coprire l'ultimo momento. Attacca un po' basso Savagni, per la verità, poi si conoscono bene i due compagni nella Lube Banca Marche Macerata. Servizio di Stankovic, ancora buona ricezione di Zaitsev, un nuovo zuccherino a velo per Dragan Travic. È chiuso questo pallonetto con rabbia anche, e Petkovic era andato ma gliel'ha messo nella direzione lunga. Dragan Travic al servizio, forza su Nikic che si difende come meglio non potrebbe, poi Kovacevic diagonale all'incrocio delle dita per Nicola Kovacevic, un 12°.7. Vuol dire che sta giocando discretamente bene in attacco per la sua squadra, più di Nikic. Però torniamo basso adesso, Ivan che sta sul 25% in attacco. Riceve bene Zaitsev, gioco aperto in 4 per Lasco, la difesa lunga di Nikic. Petkovic, da Milkovic, seconda linea Milkovic, 14-9. Passato in mezzo ai due, alto, sono colpi che sa tirare. Time out Italia, dunque 13 Serbia, 9 Italia, 4 minuti da recuperare per andiamo insieme, 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 nel dirci le cose, nel reagire insieme, ok? Oh, attenzione, bisogna fermare un attimo Kovacevic sul cambio palla, adesso sta appoggiando molto a lui sul cambio palla, la percentuale è alta, alta, mettiamogli un po' il mirino sul cambio palla, invece col frontante cambiamo obiettivo, proviamo a cercare Nikic adesso, eh? Ce l'hai qua in posto 1. Allora, ragazzi, con calma, fermare Kovacevic, Nikic con la qualità. Nikic certamente non era la priorità all'inizio, perché Nikic ha buone qualità in ricezione più di Kovacevic, però è chiaro che quando ti accorgi che alcune situazioni non funzionano devi essere capace di alternare e trovare anche gli altri, e quindi è giusto cambiare la tattica iniziale almeno sul flot. Milkovic a tutto braccio, ace, la reazione d'orgoglio del campione Ivan Milkovic, adesso 14-9 Serbia. Savagni non tiene questa battuta che era piuttosto pesante. Ancora Ivan Milkovic, aria alta in mezzo al campo, la ricezione è Zaitsev, mani fuori per Ivan Zaitsev, 10-14 Zaitsev, rimette in corsa l'Italia.
adesso è lo stesso Zaitsev che si incarica della battuta, delle camere che vanno a cercare Gigi Mastrangelo e poi Ivan Milkovic, grandi protagonisti finora. Zaitsev, gran battuta di Zaitsev, è ace ancora per Zaitsev, lo zar di Roma con il terzo ace della sua partita. Se poi vede il campo dall'altra parte anche dalla battuta perché sta tirando veramente delle altezze, questo servizio con forza tecnica su Mikic, poi tra l'altro che è un buon ricettore, recupera un break di svantaggio all'Italia, ancora Zaitsev stavolta in rete, 15-11. Importante in questa fase sarà non innervosirsi, il fatto di stare un pochino sotto ci può stare quando la squadra serba riesce a giocare con buona continuità. Kovacevic, avere la pazienza out. Giusta out Kovacevic che si prende una pausa all'interno di un set, ha giocato benissimo lo schiacciatore lo scorso in forza alla fine. Adesso vediamo Mastro se mantiene l'efficacia avuta fino adesso di altissimo livello. Mastrangelo non passa con la battuta, al secondo time out tecnico Serbia avanti 16-12, Serbia che deve recuperare, lo ricordiamo, 7 di svantaggio all'Italia. Andiamo sulla panchina azzurra, bene con tutti i fondamentali, non solo con la battuta ma con tutti i fondamentali. Seconda cosa, lavoriamo bene adesso in questa fase del set sull'opposto e su Kovacevic. Lasciamo un attimo Nikic, lavoriamo bene sugli altri due. Ricordiamoci sull'opposto, possiamo stare in generale un pochino più lunghi con la difesa. Anche con Kovacevic. Kako rotacija peta, igra Almu, ne mojte da pomažete, neke pucaju paj. Ne mojte samo da pomažete, ostanite naspred maske. I ne dajte mu liniju samo. Interpretando il segno di Kovacevic, conosciamo effettivamente il serbo, credo che stia anche rincuorando i suoi ragazzi, perché l'Italia è stata mostruosa a livello di battuta per un set e mezzo, diciamo, sta battendo benissimo, credo che il pensiero di Kovacevic sia che lo possono tenere in battuta per una partita intera così, noi ci auguriamo che sbagli. Che sbagli, certo, e Peruto che ha posto l'attenzione su due esterni, Kovacevic e Milinkovic, anche se Milinkovic non ha percentuali altissime. Devo dire che per adesso Petkovic ha lasciato molto i centrali, c'è stato Podrashkani che fino adesso due palloni, Stankovic neanche uno. Savani, difesa di Milkovic, servito da Kovacevic, Ivan Milkovic, fuori, esce l'attacco di Milkovic, va una gran difesa su Savani, 13-16. Preoccupante, 4 punti di vantaggio, adesso siamo lì. Lasco, la ricezione di Nikic, Nikic chiamato in causa, tocca il muro dell'Italia, palla che però danza sul nastro e poi esce, sfortunata l'Italia. Non c'erano dubbi, non capisco quali sono le discussioni sotto rete, e qui Nikic ha attaccato, la palla è rimbalzata sulla rete, non l'ha toccata nessuno, quindi è un mani fuori. Vlado Petkovic, fuori. Esce il servizio di Petkovic, molto pallosa. La Serbia ora con la battuta. Per l'Italia finora 6 ace. Savani al servizio. 17 Serbia, 14 Italia, 3 punti da recuperare. 3 dischi Savani. Grande servizio di Savani. Palla difficile per Nikic, cerca le mani del muro, le ha trovate qui. Se va la palla molto corta, Nikic non poteva far altro che cercare le mani alte. Tanto bravo, Pezzani, bravo a fermare i suoi compagni facendo segno di aver toccato la palla. Cambio per l'Italia mentre rivediamo il bel lavoro. La zona 2 non lo rivediamo benissimo, comunque dal tabellone in alto sì, l'abbiamo rivisto. Di Nikic, dentro Parodi per la ricezione per Savani. Milos Nikic, lo scorso a San Giustino, quest'anno Acqua Paradiso Monza Brianza. Simone Parodi lo aspetta in ricezione, vediamo su chi batte Nikic. Senza rischio, riceve perfetto Bari, Travizza, da Lasco, a segno Lasco. Ora lì, su
nelle mani di Kovacic. No, da questo punto di vista gli esterni, i nostri esterni stanno giocando in modo oculato, evitano completamente i centrali nell'attacco, a meno che non sono messi proprio bene per tirare una buona diagonale. Punto numero 9 in attacco per l'Asco, Birarelli su Nikic come da indicazioni di Berruto. Kovacevic tocca ma strange la palla che si impenna sul nastro e diventa molto molto invitante per Stankovic, ancora un po' sfortunata l'Italia nella carambola di Moro. La pallavolo il caso non esiste, però qualche pallone ogni tanto ci mette lo zampino. Cambio per la Serbia, cambio tattico per la battuta. Dalla panchina esce Milan Rasic per Dragan Stankovic. 4 punti da recuperare Italia, più 4 Serbia se preferite, finalissima, un 7-0 Italia, riceve perfetto Parodi, ora Lasco, ancora dalla parte di Kovacevic, la palla torna indietro, deve palleggiare Mastrangelo, per Zaitsev, murato a 3, Zaitsev, stavolta Zaitsev ha tirato, ha voluto chiudere proprio nella zona centrale del muro, questo non si deve fare, non si deve fare. Guardate che Podrasten lì non si passa, bel muro comunque chiuso, ermetico da parte della squadra serba. Ancora Lazic, dicevo Parodi, ancora Travis al primo tempo di Mastrangelo. Mastrangelo vincente. E poi sorride a Podrasten, sorriso all'indirizzo di Marco Podrasten. Eccolo qua, Gigi Mastrangelo, stavolta te l'ho fatta, dice il mastro, 16-20. Travizza, abbiamo bisogno della sua battuta adesso. Forza Travizza, tiene Rasic, viene il primo tempo di Podrascalin, ben difeso da Bari, alta per Zaitsev, palla difficile senza muro, non se ne accorge Zaitsev, palleggia Milkovic per Kovacevic. Travizza c'è in difesa, di nuovo Mastrangelo dietro per Lasco, murato Lasco, c'è la copertura di Mastrangelo, poi Zaitsev in rete. 21esimo punto Serbia, scambio molto duro, sono giudicati la nazionale serba. Perdere la pazienza, anche se qui non voleva forzare Zaitsev. Peccato di gioventù. Time out discrezionale, chiesto da Mauro Berruto per interrompere il buon momento serbo. Si lascia niente per la strada, eh? Qua un break alla volta, andiamo a prenderli in questo set qua e lavoriamo nel finale con gli attacchi a muro a 2, con le rotazioni loro attacco a 2. Ragazzi, ricordiamoci bene, adesso nei punti finali si ha dei contrattacchi, lavoriamo in anticipo sull'opposto anche replicando il muro. Oh, poi bisogna chiedere a se stessi, andiamo, una difesa. Certo che bisogna, per recuperare adesso bisogna fare qualcosa nella fase break, perché bisogna usare qualcosa sia al servizio, ma un po' come anche diceva Berruto, qualche scelta più secca da poter proporre, secca intesa lasciare qualche giocatore andare e proporsi con un 1-2-1-3 qualcuno. Non bisogna fare questo. Milkovic, altra buona battuta ricevuta perfettamente da Parodi, il primo tempo di Mastrangelo che toglie la battuta di fatto dalle mani di Ivan Milkovic, torna Savani per Parodi, mentre noi siamo sulla tesa al centro che passa in mezzo alle mani di Petkovic, grande rischio per Mastrangelo che comunque approfitta dei problemi a un muro di Petkovic. 17-21, servizio Zaitsev. Fischi per Zaitsev, battuta in salto per Zaitsev, ricezione di Rosic, seconda linea difficile per Milkovic che sta lanciando la meglio, si è inventato una palla adesso che la palla andava verso la rete, non la poteva proprio attaccare, accelerando il movimento, avete visto come ha spinto all'ultimo momento più rapido, cosa ha fatto? Ha tolto un po' il tempo al nostro muro che era ancora in una fase di posizionamento. Nell'Italia dentro Gabriele Marotti per Zaitsev per la ricezione, nella Serbia dentro Milos Terzic per la battuta. Terzic riceve Marotti, Travizza, Savani, bel colpo del capitano, Savani mette giù un pallone pesante, è il 18esimo punto Italia, 18-22. Adesso Mastrangelo in servizio, mentre noi andiamo a rivedere.
dato tra i due, credo abbia tirato sì di mezzo, c'era spazio. Gigi Mastrangelo, forza Mastrangelo, vicinissimo a lei, la sensazione però è che è uscito. 23-18, ora cambi in arrivo per l'Italia, dentro Buti per Pirarelli, ha finito il time out perduto e ci sta, sì, cerca il cambio per spezzare il ritmo alla Serbia, dentro dunque Simone Buti. Di Mariotti, pallone che schizza via, poi Savani, pallonetto ben difeso da Podraska, Nenna, Milkovic, diagonale pesantissimo per il momento, molto sembra che tiri con il pugno, non con la mano aperta, e tira forte, grande chiusura di Ivan Milkovic, 24-18, 6 palle, 7 Serbia, a prima di nuovo cambio. Dentro di nuovo Zaitsev per Mariotti. Forse ha finito i cambi. Berruto, adesso primo arbitro a colloquio con Savani, Laderos. Sta lamentando perché Zaitsev non era vicino alla linea, ma era seduto quando ha chiamato il cambio, quindi c'è stata una leggera perdita di tempo. Ora Berruto in campo a colloquio con Savani. Tutto viene riferito. Ricevuto, dice Mauro Berruto, e il gioco potrà riprendere con il set ball della Serbia, il primo riceve Savani sulla testa di Travis, primo tempo anticipato da Buti, si iscrive alla finale anche Simone Buti annullando il primo set ball alla Serbia. Rivediamo, bell'anticipo di Buti, palla nei 3,5 metri. Adesso Lasco non può far altro che prendere a rischi, non può far altro che forzare. Lo fa Lasco, Rosic in ricezione dai 3 metri, Petkovic per Nikic, ci arriva una mano Lasco. Zaitsev, palleggio dietro per Savani, importante Savani. Vincente sulle mani del muro. Altro set ball annullato, 20-24. Adesso vediamo se chiama time out Kolakovic o se lascia giocare. L'intenzione sembra quella di lasciare, no, anzi c'è il secondo con la mano pronta lì a un segnale, no, si gioca di nuovo Lasco, due set ball annullati, 20-24, e poi arriva l'errore però di Mikal Lasco, 25-0 contro Serbia, 25-20, la finale è in parità, è in equilibrio, un set pari. L'Italia che soprattutto nella parte iniziale del set ha un po' abbassato la pressione sull'avversario, un avversario che si è subito ritrovato appoggiandosi ad Ivan Milkovic, e anche Kovacevic in attacco ha dato grande, grande riferimento a Petkovic, poco gioco sui centrali che fino adesso ha pagato, dovremmo stare attenti quando comincerà a metterli in azione Petkovic, però è cambiata anche la nostra prestazione in battuta, perché al di là dei 6 ace che vediamo segnati in questo set ci sono stati molti errori e soprattutto non abbiamo messo grande soggezione la squadra avversaria. Qui vedete gli attaccanti, 9 punti in attacco per Mikal Lasco, 7 nella Serbia per Nikic, Milkovic e Kovacevic, quindi buona distribuzione da parte di Vlado Petkovic, mentre siamo sugli highlights di un secondo set nel quale l'Italia poteva essere rivitalizzata dalle grandi battute di Gigi Mastrangelo. Quando siamo arrivati muro a tre ci hanno giocato sulle mani, però credo che da questo punto di vista la nostra è una squadra che può avere un rendimento costante, diciamo anche che
gli attaccanti, i nostri attaccanti, quando stanno cercando la parte laterale esterna del muro, stanno avendo sempre delle buone sensazioni e dei buoni punti, una buona efficacia. Consideriamo che la Serbia è cresciuta comunque come livello di gioco. Abbiamo più, we need more, abbiamo preso un po' di vantaggio, questo campionato europeo 2011, la Polonia è già sul podio, è terza, un set pari Italia e Serbia. Italia che dovrà riprendere subito mettendo pressione con il muro e battuta sull'avversario. Un avversario che dopo un primo set di stenti è riuscito a trovare i suoi colpi e soprattutto il suo capitano Ivan Milkovic. Se stenti confermati alla ripresa del gioco, torna l'Italia Birarelli in sestetto. L'abbiamo detto, la squadra serba caratterialmente proprio ha una volontà ferrea a non cedere anche davanti alle difficoltà, una delle qualità che ha mostrato in questo. Stankovic, l'ottanto di Dragan Stankovic, la riceve bene Bari, primo tempo di Mastelangelo, portato da Podraskanin, Milkovic, Lasko, poi rischia l'invasione, Zaitsev, grande difesa di Bari, deve riattaccare ancora la Serbia, poi Lasko perde, lo tocca, ma partita ancora molto Stankovic. Dai 5 metri Travizza deve aprire per Lasko. Carambola. E la palla torna nella metà campo. Serba palla di Mastrangelo. Il muro di Mastrangelo. Questi sono segni. Usciamo dalla più 1. Queste sono le segni. Sono le segni.
da sotto, così a girare ai confini della realtà il colpo col quale Parodi ha mandato il pallone di là. Non lo sa nemmeno lui, ma va bene così. Parodi in battuta. La ricezione di Nikic. Tacca Kovacevic, stavolta Kovacevic. Tutto il corpo sulla diagonale. Vediamo da queste inquadrature poi il movimento solo di braccio ad uscire. Questo viene fatto perché costringe a volte il muro a girare le mani verso l'interno. Lasco tiene il muro, Mastrangelo chiude le trasmissioni, ci pensa lui, rompe gli indugi, a segno di prima intenzione il Mastro. 3-5. Si sono tuffati tutti, andiamo a guardare questa situazione qui. Guarda lì Milinkovic a parare proprio, attenzione, questo significa proprio che non vogliono mollare neanche quando sembra impossibile. Qui nessuno vuole mollare perché si gioca per loro. Meno due Italia, Mastrangelo al servizio. Lottante di Mastrangelo su Kovacevic, Petkovic, da poi Nikic, ci arriva Travizza, palleggia Mastrangelo, importante Lasco, in difesa Mitkovic, di nuovo Kovacevic lunga, c'è Parodi, di nuovo Lasco, Lasco, la copertura di un eccellente Parodi, Savani staccata, Savani, mani fuori di Cristian Savani. Italia meno 1, 4-5. Bravo Savani a cercare senza vedere il muro, ma ha deciso sulla mano esterna, di là in parallela, non al centro. Ecco Petkovic che ha mollato l'attenzione, anche se devo dire che ha preso proprio la parte esterna. Grande azione di copertura della nostra squadra. Mastrangelo, battuta di sicurezza ricevuta da Kovacevic, primo tempo di Podraskanin. Podraskanin implacabile, partita poi fiocchi per lui, marcato da Birarelli in opzione, bravo veramente a evitare il muro, fa vedere ancora una volta in mezzo le mani si aprono dopo, non prima, se uno vuole prendere delle direzioni. Kovacevic riceve Parodi, in sospensione il palleggio di Travizza per Savani, a segno Savani, mezzo miracolo di Travizza. Tra l'altro Vinkovic era andato a prendere il pallonetto, ecco perché si trovava fuori posizione, lo vedete molto avanzato. Lasco, meno uno Italia, palla che tocca il nastro e passa Petkovic, va da Nikic, Parodi c'era in difesa, arriva l'invasione dell'Italia, Parodi sta prendendo tanti palloni sporchi in questo momento. Rivediamo con la netcam e Travizza. È Travizza che si appoggia al nastro. Saltato in avanti. 7-5. Podraskanin. Savani in ricezione. Seconda linea Lasco. Lasco. Non c'era angolo per questo attacco. 8-5. Serbia. Primo timeout tecnico del terzo set. Lasco. Pugno ragazzi al palo, questo momento qua dobbiamo pensare molto di più a noi, siamo venuti a ritrovare lo sguardo che avevamo nel primo set, perciò andiamo dentro dal punto di vista tecnico. L'unica cosa, se facciamo dei salti sui centrali ricordiamoci che hanno delle direzioni, non saltiamo aprendo le mani, va bene, escono dalla palla, sappiamo che è una direzione a tenere, però ragazzi mi interessano poco loro adesso, mi interessate voi, mi interessate voi. Timeout che sposta l'attenzione più che sull'avversario, cioè sulla Serbia, sull'Italia. Anche stato interessante che quello di dire non apriamo le mani su questi centrali, conosciamo la direzione, mettiamole tutte e due ordinate almeno dalla parte dove abbiamo previsto l'attacco, poi pensiamo per il resto della difesa, che diventa un problema quando i passano in mezzo alle mani. Taglia completamente la posizione anche della difesa, perché in posizione non c'è nessuno. Festeggia il popolo serbo, si spazio della statale di Vienna. Si abbia avanti 8-5. Adesso anche su palla alta inizia a potrebbe attirarsi fuori. Sbaglia Podraskanin. Un po' di più anche a Savani. Sesto punto Italia. Savani mantiene percentuali molto alte, un grande riferimento in attacco. Meno due Italia. Con Cristian Savani al servizio. Forza Savani e sbaglia. Punto numero 9
Serbia, 9-6. Vlado Petkovic, it's it. Vlado Petkovic. Riceve Bari. Travizza la pipe di Savani, è lì che lo aspetta con un braccio protese. Stankovic, muro Serbia, 10-6. Leggendo molto bene questa situazione che non è semplice, perché la ricezione è perfetta. Qui devo dire ci mettono anche loro, la loro bravura dei centrali, perché spostamento delle mani all'ultimo momento. Travizza di seconda intenzione, 7-10. Dragan Travizza va a motivare tutti i compagni. Se adesso è battaglia, punto a punto, l'Italia deve sfidare testa alta la Serbia, che è una squadra di lottatori. Birarelli, 7-10. Non passa la battuta di Lele Birarelli. Milo Snikic dall'altra parte, 11 Serbia, 7 Italia, un set pari. Nikic, battuta flottante di Nikic, appoggio di Kovacevic, Kovacevic trova Mastrangelo, palla che torna nella metà campo italiana, Parodi, importante Parodi. Parodi dato out, Simone Parodi, adesso l'Italia è in grossa difficoltà. Rivediamo appoggio di Parodi, palla super per lui, cercava le mani di Stankovic, l'ha presa bene e forse le aveva trovate. Sì, pressione anche via, perché la palla ha preso una rotazione, visto che ha colpito malissimo la palla. Bisogna resistere, eh! Questo è il momento, bisogna resistere e far vedere loro che hanno il pane duro da mangiare. Adesso, in questo momento qua, in qualunque modo volete, ma dobbiamo fargli vedere questo, eh? Fargli vedere questo, perché siamo è presto, ragazzi, siamo ancora qua per un bel po' di tempo. Deve cercare di non far scivolare la squadra ad accettare questa situazione e quindi gli richiama fortemente a tenere duro. E come si fa a tenere duro se non pensando veramente di ognuno di alzare il livello individuale, ma al servizio della squadra. Certo. Servizio Nikic, ricezione di Savani, Travizza, seconda linea Lasco, pallone esce, esce, buona per noi. Buona per noi, arriva la chiamata, non tua, ovviamente per pezzi. No, normalmente si dice questo, sai, quando uno sta per sbagliare, dice buona, buona, buona per noi, dopo quando va fuori diventa così. Ottavo punto Italia, che è a meno 4, adesso serve la battuta, serve di nuovo Dragan Travizza. Forza Travizza su Rosic, dai 3 metri Petkovic per Kovacevic, Murato copre lo stesso Rosic, primo tempo di Stankovic. Bravo Petkovic ad innescare Stankovic qui. Dico bravo, perché sta usando poco Milkovic, sta andando molto sugli altri, qui buona copertura e buona variazione, trova impreparato il nostro centrale, ho detto Petkovic sta usando più sulla fase di contrattacco, sulle azioni lunghe centrali più che sul cambio palla. Stankovic riceve Bari, Travizza da Sava, da Parodi in due, Parodi diagonale vince, punto per Simone Parodi. Mauro Berruto, sguardo in mezzo al campo, vuole che la sua squadra resti nell'arena, vuole che la squadra non rinunci alla battaglia. Parodi, forza Parodi, palla che schiaffeggia il nastro e passa, la riceve Nikic, Milkovic col muro piazzato non può forzare, Bari c'è, Travizza, da Savani, Savani, Cristian Savani, battuta benissimo, una garanzia, 10-13, torniamo a meno 3. Eh sì, questa volta Ivan Milkovic non ha potuto far altro che passare, buono, buono l'attacco di Savani. Simone Parodi al servizio mentre si provvede ad asciugare il terreno di gioco preso scivoloso dal tuffo di Nikic. Simone Parodi, forza Parodi su Nikic, palla a filo, Savani la spinge e la mette giù. Savani non sbaglia, mezzo punto però per Parodi che ha avuto gli attributi per forzare due battute in fila. 11-13, ci siamo. Ferma il gioco, Dolakovic, meglio per noi.
Simone Parodi, terza battuta per lui, la terza si ferma sul nastro. Non volevo portare sportivo. Diciamo che quando un giocatore entra in serie è sempre una cosa positiva. Tutta di Milkovic, veramente forte. Gran colpo. L'attacco di Ivan Milkovic, vincente, è il quindicesimo punto Serbia, 15-11, mantiene 4 punti di vantaggio la Serbia. Buona serata anche ai telespettatori di Rai 2, siamo un set pari, 25-17 Italia il primo, 25-20 Serbia il secondo. Adesso Italia che deve rincorrere, 12° punto per gli azzurri, oggi in maglia bianca sull'errore di Ivan Milkovic. Cambio in prima linea importante per Mauro Velluto, dentro Simone Buti. Ovviamente stiamo facendo un po' fatica a muro con i nostri centrali, fino adesso almeno sulle situazioni di ricezione e attacco abbiamo preso poco. Mastrangelo, forza il servizio, Mastrangelo tiene in qualche modo Kovacevic, Kovacevic all'attacco, Murato, c'è copertura di Nikic. Invasione. Sì, sì, sì. Invasione Kovacevic, punto Italia. Adesso Kovacevic se ne lamenta con il secondo arbitro Zenovic. Comunque l'Italia recupera un break di svantaggio. Italia meno 2, rivediamo. Verso la rete, salto i piedi di Kovacevic che si era salvato bene. Perché si può andare di lato ma non dall'altra parte. Di lato, ma anche se entra con le mani non è invasione, ma con i piedi sì. Gigi Mastrangelo. Ancora forzato il servizio da Mastrangelo. E ancora ace per il gigante di Mottola. Per Gigi Mastrangelo è il quarto ace di una partita monumentale finora. Italia meno uno. Incredibile Mastro. La forza non solo di punti ma anche morale, coraggio. Quello che ha chiesto a un certo punto Berruto, perché c'era un momento di grande difficoltà. Di nuovo Mastrangelo. Non ferma Kolakovic, questi turni al servizio dei nostri giocatori. Tiene Rosic, Petkovic. Apre in 4 per Kovacevic. Manipoli di Nikola Kovacevic, che spedisce le squadre al secondo timeout tecnico. 16-14, panchina Italia. Questo è veramente il momento, lo ripeto, il nostro obiettivo comunque è non fargli cadere il primo attacco. Devono sentire che non cade mai la palla alla prima occasione che hai, e piano piano andiamo a prendere, ragazzi, perché ne abbiamo di più di loro. Altro time out appunto psicologico per Mauro Berruto, che vuole scalfire la sicurezza della nazione serba. Contenerli sul primo attacco significa mettere il tiro addosso, faccia pressione. Certo, quando devi attaccare 2-3 volte per fare punto non è una cosa semplice, anche se devo dire che la squadra serba è ben predisposta da questo punto di vista. Anche loro sanno che devono lottare. Oggi è una partita 50-50. Nessuno delle due si sente superiore, tutte e due hanno grande fame, grande motivazione, però intanto abbiamo rosicchiato, abbiamo tolto da 4 punti di svantaggio, siamo solo a 2, sappiamo che abbiamo un'arma come il servizio e il muro che può fare la differenza. Se riparte da Kovacevic al servizio senza rischi, riceve in palleggio Buti, travizza con Savani, mani fuori di Cristian Savani sul lato debole del muro serbo, cioè dalla parte di Vlado Petkovic. La grande solidità del capitano, risponde presente e continua a martellare da quella parte. 15-16, Mikal Lasko al servizio. Brutto lancio palla e poi battuta di controllo che non passa. 17° punto Serbia, regalato di fatto, perché questo è ossigeno puro per gli avversari. Guadagno facile di punto. Marco Podraska in centrale della Lube Macerata, finora anche lui eccellente protagonista della sfida. Tiene Parodi, ricezione Travizza, va di nuovo da Savani, Murato out da Petkovic, che ci ha provato ma poi sportivamente ammette di aver curato fuori, stringe la mano a Savani, noi andiamo a rivedere. Palla nettamente fuori, soprattutto è stato l'urlo, diciamo così, in faccia, che
si sono chiariti immediatamente, si sono scambiati un segno di pace. Un po' di sano agonismo in una battaglia così. Ci sta tutto, ci sta tutto. Cristian Savani. Milos Nikic lo aspetta in ricezione. Forza Savani, gran servizio, alza in mezzo al campo Kovacevic, si sposta Petkovic per servire Nikic, Barice sulla diagonale, Parodi, Savani, importante seconda linea, c'è tocco e siamo pari a 17, 17 pari. Quei due giocatori di grande spessore caratteriale come Mastrangelo e Savani ci stanno accompagnando in questa fase. Andiamo a rivedere sforzo di squadra dell'Italia sul time out Serbia in Italia. Serbia, 12 in attacco, gol 70% per Cristian Savani finora. Na floda budemo spremni za kolo. Kolaković. Ajde Voča, ajmo na red. Ajde, dajte, 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 dajte. Jako, jako sigo, Questo set. Italia è stata sotto di 4, lo ricordiamo, soprattutto a beneficio dei telespettatori di Rai 2. In principio, il terzo set, Italia ha sofferto non poco, ma ha avuto, trovato le risorse per rimettersi in carreggiata, per fare partita pari con una nazionale, quella serba, che può contare sulla forza del pubblico. Grande è la comunità serba qui a Vienna, Italia che gioca praticamente fuori casa, ma conta poco. Si riparte da Savani, flottante, senza rischi, Petkovic. Dietro per Milkovic, il numero 1 di Simone Parodi a sbarrare la strada ad Ivan Milkovic. Milkovic, Pepe, un po' raffreddato e va bene per noi. Sì, l'ha lasciato discretello. Suprema, suprema stampata di Parodi. Fermo e poi verso l'interno, Milkovic l'ha fatto un po' raffreddare, perché anche i palloni, quelli più difficili, li ha serviti sempre gli scacciatori di posto 4. Forza Savani e va vicino a Leis, esce però la battuta dello schiacciatore di Castiglione delle Stiviere. Siamo 18 pari, adesso è punto a punto fino alla fine di un terzo set che potrebbe orientare la sfida finalissima di questo campionato europeo. L'Italia ci torna 6 anni dopo Roma 2005. Petkovic riceve Parodi, bene Travizza, Lasco seconda linea, Lasco, palla che torna indietro, appoggio di Bani, perfetto, primo tempo di Buti, cade l'attacco di Simone Buti, che sfonda anche sull'aiuto di Nikic, che aveva capito le intenzioni di Travizza. Rivediamo. Buon appoggio di Bari e anticipo soprattutto a togliere veloce il tempo al muro. Simone Buti, flottante di Buti su Rosic, Petkovic, primo tempo di Dragan Stankovic, non sbaglia Stankovic, pari 19. Arriviamo a braccetto intorno ai 20. Ottimo anticipo e torsione per Stankovic verso zona 1. Nikic, partita in salto. Forza Nikic, risponde presente Savani. Lasco, Nikic in difesa. Kovacevic col muro piazzato. È andato a segno Nicola Kovacevic sul tocco di Gigi Mastrangelo, che sportivamente alza la mano del minuto. Franzolo De Rosa strizza l'occhio a Mastrangelo. E qui hanno fatto un buon lavoro a muro e in difesa, e poi Stangelo ha chiuso leggermente tardi, ha fatto usare la punta delle dita. Nikic, battuta che non supera la rete, 20 pari, punto a punto, questo emozionante finale di terzo set. Dragan Travizza al servizio, fischi per lui, Travizza. Forza Travizza, il nastro, lancio un po' basso, Travizza ci ha pensato immediatamente, questa è proprio la fase nella quale bisogna presentare immediatamente ogni situazione. Il passaggio al centro del campo fa capire l'altro gesti, avanti, palla su palla. Dentro Radic per la battuta per la Serbia, 21 Serbia, 20 Italia, un set pari. Rasic, flottante di Rasic, cercare Parodi che risponde presente, Parodi all'attacco di due murate, Parodi murato da Kovacevic, di nuovo un break avanti la Serbia, 22 a 20, Italia in più 1 e
perché qui ancora ha cercato Parodi nel giro precedente. Diciamo che le soluzioni con l'Ascolo lo cerca poche volte, poi tra l'altro c'è un piccolo Ciampuro, l'idea di andare a cercare Kovacevic c'era buona, solo che guardate il tempo, gli ha preso proprio il tempo in seconda linea, e 6 a T5, non andiamo a cambio palla, la priorità ragazzi, subito calmo, subito calmo, subito calmo. Palla qui. Però ragazzi, voglio che continuiamo a parlare, facciamo delle scelte, non c'è problema, facciamo vedere che abbiamo le idee chiare, facciamo delle scelte. Qui la situazione, la scelta è certamente, si vuole evitare Milinkovic e Kovacevic, che da qua diciamo dentro quella zona preferita sua, inserire anche la parte di Savani, primi tempi di Parodi, vedremo un po'. Italia che tra l'altro Savani è scaricato dalla ricezione, sì, che deve recuperare due punti in questo frangente. Rasic riceve Parodi, travizza per Mastrangelo Murato, attento Savani in copertura, di nuovo Parodi, colpetto sul muro e palla giù, e palla giù. Kovacevic ha qualcosa da dire ai compagni, perché il pallone l'aveva toccato anche stavolta. Un po' di fortuna, il tocco del muro ha tolto la copertura di pallonetto di Milinkovic, che era andato lì. Aveva toccato Podraskanin, Milinkovic non poteva arrivarci. Meno uno Italia, Simone Parodi al servizio. Tre fischi Parodi. Altro gol, il secondo di fila per l'Italia, 23 a 21. Adesso attenzione a questo turno,